sarà assicurata anche mediante resocontazione stenografica e trasmissione attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Ricordo altresì che la partecipazione da remoto è consentita a colleghe e colleghi secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei paesi europei nell'Indo-Pacifico, l'audizione di Guglielmo Picchi, direttore per le relazioni internazionali del Centro Studi Politici e Strategici Machiavelli. Anche a nome dei componenti del Comitato ringrazio per la disponibilità a prendere parte ai nostri lavori il dottor Picchi, già deputato dal 2006 al 2022, nonché sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale tra il 2018 e il 2019. Ricordo che il Centro Studi Politici e Strategici Machiavelli è un think tank e un'associazione di promozione sociale con sede a Firenze che ha lo scopo di promuovere valori tradizionali e politiche ad essi ispirate. Considerati i tempi stretti dell'audizione, do subito la parola al dottor Picchi affinché possa svolgere il proprio intervento. Grazie, grazie Presidente, grazie al Comitato per l'opportunità che mi dà di parlare di una regione remota, lontana, e la tesi del mio intervento è il Pacifico è una opportunità per l'Italia o deve essere considerata una priorità. La premessa è che l'Italia è sicuramente presente nella parte di proiezione relativa al Mediterraneo allargato e all'Oceano Indiano, mentre più complesso è l'approccio relativo al Pacifico. Pacifico che è non solo distante, molto distante e complicato da raggiungere, ma è estremamente variegato, per cui non è facile metterlo sotto un'unica chiave di lettura. Eccoci qua. Allora. Geograficamente c'è una ripartizione dell'Oceano Pacifico che è quella geografica che corrispondeva anche alle sfere di influenza della post Seconda Guerra Mondiale, che identificava il Pacifico diviso in tre regioni, la Micronesia, che è la parte del Pacifico nord-occidentale, la Melanesia, che corrisponde alle isole Salomone, Nuova Caledonia, Vanuatu, Fiji e Papua Nuova Guinea, che è quella che tradizionalmente rientra nell'area di interesse dell'Australia, e la Polinesia propriamente detta, che è area culturalmente affine alla Nuova Zelanda, che è anche la più ampia dal punto di vista, la più dispersa geograficamente, che include partendo dal nord le isole Hawaii che sono gli Stati Uniti, però andando giù Tuvalu, Kiribati che è sempre considerato per metà melanesiano, micronesiano e polinesiano, però entra nella Polinesia propriamente detta, l'isola di Nauru, Tonga, Samoa, le isole Cook, Niue e naturalmente la Polinesia francese. E quindi questa ripartizione geografica è anche quella che dal punto di vista politico aveva la competenza rispettiva paese, quindi Micronesia, gli Stati Uniti, l'Australia, la Melanesia e la Nuova Zelanda, la Polinesia. Nel corso, per una situazione professionale, ho avuto modo di poter viaggiare estensivamente all'interno del Pacifico nel corso del 2021. 23, per cui nel corso di tre missioni sono state ampiamente visitate Australia, Nuova Zelanda, Fiji, Tuvalu, Kiribati, Samoa, Tonga, Cook, Nauru, Vanuatu, le Marshall, Micronesia, Palau.
Naturalmente lo scopo era fare un'azione di advocacy per convincere questi paesi a sostenere l'Expo di Roma nel 2030, però si è tramutata in una vera e propria occasione di proiezione per l'Italia, considerato anche che questi paesi non effettuavano una distinzione strettamente tra diciamo, l'incarico professionale che io svolgevo in quel caso per il comitato di Expo e un ruolo politico attivo che io non avevo ma che mi sono ritrovato indirettamente a svolgere a favore dell'Italia. Questi viaggi sono culminati alla partecipazione al Pacific Island Forum, quindi al meeting dei leaders, a cui ha partecipato anche il nostro sottosegretario Giorgio Silli, dove abbiamo avuto modo, non solo in questi viaggi, ma anche al Leaders Forum alle Isole Cook, di incontrare tutti i capi di Stato e di Governo di questi paesi, occasione estremamente rara e che per l'Italia avviene una volta ogni 10 anni più o meno, se non di più. In tutti questi viaggi non è stato solo incontrato i decisori politici, ma è stato affrontato anche tutte le questioni relative al Pacifico, incontrando personalità del mondo economico, del mondo religioso e potendo anche incontrare quegli esponenti della comunità italiana che sono presenti su questi territori. L'area è vastissima, sono territori molto diversi l'uno dall'altro, hanno la caratteristica di essere piccoli, isolati, affetti dal cambiamento climatico, dotati di una fortissima identità nazionale e una caratteristica che li accomuna tutti, che è l'idem sentire religioso. La religione svolge un ruolo molto importante all'interno della società del Pacifico, la cristianità è presente sotto una diversità di declinazioni che vanno dall'anglicanesimo ai protestanti, ai cattolici, seguendo quella che era la tradizione della diciamo dell'area culturale a cui facevano riferimento, quindi se erano ex possedimenti britannici o francesi o altro. Come l'Italia è presente in quest'area? Come abbiamo visto la ripartizione diciamo delle sfere di influenza, anche dal punto di vista diplomatico l'Italia segue nello stesso modo, ossia dalle Filippine, quindi da Manila, vengono seguite gli Stati Federati di Micronesia, Palau e le Isole Marshall, Canberra segue Nauru, Vanuatu, Salomone e le Isole Figi, la Nuova Zelanda segue Cook, Niue, Samoa, Tonga, Tuvalu e Kiribati. Il Maeci ha un inviato speciale che segue il Pacifico ad hoc, che è basato a Roma. L'Italia ha lo status di osservatore al Pacific Island Forum, anche se non è dotato di presenza continua ai loro incontri, e naturalmente gran parte dell'attività diplomatica si svolge alle Nazioni Unite, molti di questi paesi hanno rappresentanze a Bruxelles, quindi l'interazione con l'Unione Europea, e le altre sedi di organizzazioni internazionali, quindi Vienna, Parigi, Londra. L'Unione Europea ha una sua delegazione alle isole Figi e da qui copre tutte le isole del Pacifico. L'Unione Europea ha una presenza di personale e di dotazione economica estremamente rilevante, ha un impatto vero nei bilanci di questi paesi, per cui il sostegno economico che arriva diretto in bilancio a questi paesi è notevole, l'influenza politica che ha l'Unione Europea è zero.
Aggiungiamo che anche per una serie di politiche che l'Unione Europea tenta di convincere questi paesi ad adottare, spesso, nonostante il significativo sostegno economico, per cui insieme a Australia, Nuova Zelanda è sicuramente uno dei primi partner come sostegno economico, però diciamo, c'è anche una visione estremamente negativa su quello che è l'Unione Europea, per cui eccellenti i rapporti bilaterali tra questi paesi e i singoli stati membri, molto più complicati quelli con l'Unione Europea. L'Italia ha un partenariato di cooperazione allo sviluppo fatto tramite il Ministero dell'Agricoltura con tutti questi paesi, è stato firmato a New York nel 2007, rinnovato nel 2023 fino al 2028. È teoricamente un programma multilaterale, quindi 4 multidonatori e multipercettori beneficiari. In realtà è l'Italia che contribuisce in modo significativo, realizzando fino ad oggi 51 progetti per un importo superiore a 20 milioni di euro. Sono progetti piccoli di per sé per ciascun importo, ma che su queste comunità hanno un effetto molto importante che viene notato dai governi. Quando ho incontrato per esempio il presidente di Nauru poco prima del palazzo presidenziale, c'era un'installazione di un impianto di desalinizzazione e di trattamento delle acque che l'Italia stava realizzando e quando sono entrato ha grazie per l'acqua che ci portate. Questa consapevolezza che abbiamo una capacità di impattare paesi molto lontani con progetti veri e efficaci è assolutamente importante. Tuttavia non siamo, diciamo, particolarmente bravi a raccoglierne il capitale politico. Questi sono alcuni dei progetti, anzi sono i progetti che sono attualmente in corso, vedete sono più o meno disseminati in tutti i paesi, da Palau, Micronesia, Kiribati, Tonga, Tuvalu, e vanno da impianti di protezione delle aree marine, quindi aiutare questi paesi a proteggere le proprie coste, il proprio ambiente marino, all'installazione di impianti fotovoltaici nelle zone più remote, il trattamento delle acque e altri ancora. Andiamo avanti. Chi sono gli attori presenti in quest'area? Dicevo, partendo dal Pacifico nord-occidentale, gli Stati Uniti sono sicuramente una presenza visibile, ricordiamoci che dopo la Seconda Guerra Mondiale l'ONU aveva affidato tutte le isole che erano state occupate dai giapponesi agli Stati Uniti tramite il Pacific Trust Administration, che poi si è tradotta a partire quando gli Stati Uniti poi hanno concordato l'indipendenza con Stati Federati di Micronesia, Repubblica delle Isole Marshall e di Palau, hanno fatto un accordo ventennale rinnovabile ogni 20 anni che si chiama il Compact of Free Association, che è stato rinnovato nel novembre del 2023, che prevede sostanzialmente la difesa di questi paesi sia affidata agli Stati Uniti, in cambio c'è una notevole assistenza economica da parte degli Stati Uniti, i cittadini di questi paesi hanno la possibilità di muoversi liberamente verso gli Stati Uniti e addirittura di arruolarsi nelle forze armate. Da notare come il paese che in Iraq ha subito in proporzione alla propria popolazione più perdite è stata la Micronesia, che aveva un alto numero di soldati presenti nelle forze armate americane in Iraq, che ha visto 9 caduti su una popolazione che è di poco più di 100.000 abitanti. Non è tutto rose e fiori, ci sono
non poche difficoltà, perché la presenza degli Stati Uniti si svolge su un numero di basi molto, molto ampio, che richiede quindi anche una convivenza con la popolazione locale e una frattura aperta da oramai 60 o 70 anni, che è gli esperimenti nucleari. Questo vale per le isole Marshall, l'atollo di Bikini, dove ancora un settlement, una conclusione amichevole tra i due paesi in realtà non è mai stata raggiunta, e ci sono ancora cause aperte pendenti nelle corti americane per concludere i risarcimenti alla popolazione che non fu avvisata di quegli gli esperimenti nucleari. L'accordo economico che è stato raggiunto è di 7,1 miliardi di dollari, di cui 3,3 agli Stati Federati di Micronesia, 2,3 alle isole Marshall e poco meno di 900 milioni a Palau. Inoltre lo US Postal Service svolge tutta l'attività postale per queste isole e sostanzialmente United Airlines fornisce un servizio aereo, lo chiameremmo di continuità territoriale, tra Guam, che è territorio non incorporato degli Stati Uniti, e le Hawaii. Per cui c'è questo bellissimo autobus aereo che partendo da Guam in 14-15 ore passa da un'isola all'altra, e quindi se deve andare all'ultima isola ti fai 12 ore per una distanza relativamente breve. Qui questo aereo che sale e scende si chiama Island Hopper, fornito da United Airlines, che collega tutte queste isole. E la cosa particolare è che c'è una fermata che non è segnata da nessuna parte, perché è una base logistica del US Army, quindi l'atollo di Kwajalein, che è un importante centro di non solo logistico ma anche hub per il controllo delle attività nucleari intorno al Pacifico occidentale. Per cui uno pensa di arrivare alla fermata successiva e si trova a terrare, si trova circondato da aerei militari, da Marines, e quindi la cosa, per chi non era pronta a questa cosa, fa un certo effetto. La presenza militare americana si vede in continuazione, Marines che fanno attività da costruzione strade, quindi da attività di genio a altri tipi di attività di intelligence, sono attraverso tutto il Pacifico occidentale e in particolare in questi tre paesi, Marshall Islands, Palau e Micronesia, che dagli Stati Uniti sono considerate la prima linea di difesa in caso di qualsiasi tipo di conflitto proveniente molto probabilmente da dalla Cina, in questo caso, che è considerato l'attore maligno, e questa è la prima linea di difesa. Sono anche tre paesi questi che hanno rapporti diplomatici con Taiwan. Taiwan storicamente aveva una presenza nel Pacifico e relazioni diplomatiche con i vari stati isola. Da un po' di anni la Cina ha fatto sentire la propria influenza, per cui c'è stato un cambio a Kiribati nel 2019 e il 1 gennaio del 2024 Nauru si è spostato da Taiwan alla Repubblica Popolare. Come detto, crescente influenza della Cina, presenza economica visibile soprattutto in Polinesia e in Melanesia,
come detto, cambio di relazioni diplomatiche nel 19 e nel 24, la questione del trattato di sicurezza in seguito a tumulti vari con le isole Salomone, che è stata una debacle dal punto di vista diplomatico per l'Australia, che non è riuscita a prevenire questa possibilità cinese di installare anche basi militari all'interno delle isole Salomone. C'è un tentativo di recuperare, ma l'impegno economico che la Cina sta mettendo è un ostacolo duro da superare. La Cina fa anche molta attività di soft power, in particolare con un meccanismo molto affidabile, essendo questi stati lontani, remoti, senza assistenza sanitaria, estremamente vicini alla soglia di povertà. Mandare due navi ospedali a giro per questi atolli e fermarsi per una settimana, 10 giorni, assistenza sanitaria gratuita alla popolazione, è un elemento che decisivo per far vedere un volto positivo e accogliente della Cina e quindi propedeutico a ulteriori cambi. Basi militari USA detto, in particolare oltre a Koh Lanta, Palau, Guam, con installazioni enormi, ricordiamo anche Tinian e Saipan, dove ci sono nuovi investimenti per realizzare nuovi aeroporti. Tinian, nelle isole Marianne, ricordiamo, è quello da cui sono partiti i B-29 per le missioni di Hiroshima e Nagasaki. Ci sono non poche tensioni, perché la caratteristica, dicevo, di questi paesi è anche quella di essere molto clanici, se non addirittura tribali. Sono piccole popolazioni, spesso che insistono su territori molto ridotti, e quindi l'elemento del clan, l'elemento della tribù, dei capi, dei saggi, degli anziani, è ancora un elemento estremamente forte. Questo può portare scontri, e in particolare ci sono non poche tensioni in Nuova Caledonia, dove la popolazione locale Kanak spinge per sempre una maggiore indipendenza. Per dirvi, chi come da occhi occidentali e non esperto fino a quel momento di Pacifico, quando si partecipa al Pacific Island Forum, la Nuova Caledonia, che è un territorio d'oltremare della Francia, si presenta con un proprio presidente che è paritetico al presidente di stati sovrani. Quindi questo elemento è anche, non viene presentato come il presidente della regione autonoma della Nuova Caledonia, ma presidente vero e proprio della Nuova Caledonia, come esiste un presidente della Polinesia francese. Sulla la Nuova Caledonia si insiste una caratteristica ulteriore, poiché durante il conflitto del Nagorno-Karabakh la Francia ha mostrato notevole solidarietà verso l'Armenia, l'Azerbaigian ha lanciato questa iniziativa, il Baku Initiative Against French Colonialism, che sostiene in modo aperto le rivolte dei Kanak per cercare di destabilizzare la presenza francese nell'area. E quindi attori che sono molto distanti e lontani per fattori geopolitici completamente diversi, in questo caso Armenia e Azerbaigian, si ritrovano a competere sullo stesso territorio. Naturalmente, oltre a Cina e a Stati Uniti alle tensioni, gli altri attori importanti sono Australia, Giappone, Nuova Zelanda e Regno Unito.
Tutti questi paesi hanno una forte presenza sia diplomatica che di investimenti, è particolarmente visibile la presenza soprattutto di Australia e Nuova Zelanda, anche perché non si ripeta quello che è avvenuto nelle isole Salomone. Ci sono molti, è molto critico il rapporto con Vanuatu, perché Vanuatu sta vivendo una crisi, un momento di instabilità politico, per cui un cambio di numerosi primi ministri nel giro di pochi mesi, e quindi diciamo, c'è molta pressione sul nuovo governo di Albanese in Australia per mantenere forti legami e avere un maggiore engagement con l'area, e quindi c'è questa iniziativa che si chiama il Pacific Step Up. Naturalmente il Quad con la presenza del Giappone, la Nuova Zelanda che da sempre svolge un ruolo di potenza pacifica, tant'è vero che ha mandato anche durante le elezioni delle isole Salomone degli osservatori, dei militari per proteggere le operazioni di voto, e il ritorno del Regno Unito, che storicamente la Union Jack è una bandiera molto presente perché molti di questi paesi sono ex colonie del Regno Unito, e il fattore più evidente è l'accordo tra Stati Uniti, Australia e Regno Unito, il cosiddetto accordo AUKUS, su far adottare sottomarini nucleari alla marina australiana. Andando avanti, un grande tema che si pone è quello della perché c'è tutti questi interessi in un'area così lontana e remota. Sicuramente l'influenza geopolitica, di quello ne abbiamo parlato, ma c'è anche un interesse strettamente economico. Sul fondo dell'Oceano Pacifico sono presenti dei noduli metallici che sostanzialmente possiamo chiamare della lava che si è venuta fuori dal terreno, che si è depositato sul fondo, che sono ricchissimi non solo di minerali critici, ma terre rare, nickel, cobalto. E per questo, per diciamo, regolare quello che è un interesse economico verso giacimenti che solo nella zona dell'atollo di Clipperton sono presenti 21 miliardi di tonnellate di questi noduli polimetallici che, insomma, sono superiori a tutta la produzione attuale, possono soddisfare per numerosi decenni tutta l'industria tecnologica o per la transizione energetica. Per cui c'è una grandissima attenzione, è stata istituita l'International Seabed Authority, che ha sede a New York, che è quella che dovrebbe regolare l'estrazione di questi minerali. Ci sono già tentativi di estrazione, esiste questo The Metals Company che ha fatto già dei progetti sia in Papua Nuova Guinea, però andata abbastanza male, e a Nauru. Rimane una cosa che ci riguarda anche da noi molto da vicino: l'International Seabed Authority non tocca le acque territoriali, e allora abbiamo un caso che sono le isole Cook. Il primo ministro Brown, quando entri nel suo ufficio, ti fa sempre vedere questo nodulo metallico, dice: questa è la mia ricchezza. E nelle acque territoriali di un paese possono essere estratte senza bisogno di alcuna autorizzazione. Per estrarre il processo di estrazione è un processo estremamente invasivo sui fondi marini, quindi ha un impatto ambientale estremamente forte, ma mentre per farlo a profondità grandi in mare aperto e serve un'autorizzazione dell'International Seabed Authority, dove l'Italia è presente, il nostro ambasciatore accreditato alle Nazioni Unite è anche accreditato all'International Seabed Authority, e
però nelle acque territoriali si può fare tranquillamente. E nel pochi sanno che la Norvegia nel corso dell'ultimo anno ha cambiato addirittura il nome di quello che si chiamava la Direzione Generale del proprio Ministero dell'Energia, che si chiamava Direttorato Generale per il Petrolio, in Direttorato Generale per i Materiali Critici. E la Norvegia ha già cominciato le attività di esplorazione, c'è presenza anche qui di materiali critici e quindi di questi noduli metallici, per cui non c'è bisogno di arrivare nel Pacifico, ma è estremamente vicino. Naturalmente di tutto questo non si parla mai e tutte le critiche ambientali, che in questo caso dovrebbero essere giuste, nel dibattito politico europeo non ce n'è traccia. Per venire a un po' di conclusioni, sicuramente il Pacifico non può essere una priorità per l'Italia, per una serie di motivi, la distanza che è veramente grande, e date le risorse che l'Italia ha è meglio concentrarsi sulla parte più importante che è l'oggetto della politica estera dello studio che sta seguendo questo comitato. Sulla parte Indo è sicuramente quella dove noi possiamo essere valore aggiunto e liberare risorse per i nostri alleati sul Pacifico. Tuttavia è anche una grande opportunità, una grande opportunità con l'impiego di risorse estremamente limitate, quindi che sono quelle che già noi facciamo. La cooperazione fatta via Nazioni Unite e via Ministero dell'Ambiente è sicuramente estremamente efficace. Servirebbe un piccolo rafforzamento della rete diplomatica, perché sostanzialmente Manila, Wellington e Canberra hanno 6 persone di personale diplomatico, e quindi seguire non solo 3 paesi importanti come Nuova Zelanda, Australia e Filippine, ma anche tutti questi accreditamenti secondari che sono di altri 12-13 paesi, e potrebbe essere interessante all'interno, quello che fa già la Spagna, aprire un desk Italia, magari dall'ambasciata di Canberra, all'interno della delegazione dell'Unione Europea delle Figi. Più utile una vera e propria missione che si occupasse dell'intera regione. Una presenza diplomatica potrebbe garantire, quindi con un investimento modesto, elevati ritorni, perché ricordo che questi sono paesi che votano in tutti gli organismi multilaterali. Ricordiamoci che l'Italia non è stata brillante nelle ultime campagne per diventare membro semipermanente del Consiglio di Sicurezza. Ricordo che sostanzialmente si è pareggiato con l'Olanda e quindi abbiamo fatto un anno per uno. Beh, essere presenti in un'area dove ci sono ben 14 voti per le Nazioni Unite può essere qualcosa che geopoliticamente può essere utile al nostro paese. Le attività economiche, gli italiani sono presenti, dal pizzaiolo di Carpi a Tonga, a imprenditori più strutturati che sono presenti sulle Figi, a Palau, alle isole Marshall, a Vanuatu c'è una forte presenza, abbiamo anche un consolato onorario italiano, di una famiglia molto importante e influente sull'isola, quindi noi complessivamente siamo estremamente presenti. Una cosa rilevante di questi atolli: non sono i paradisi che noi si pensa, sono posti estremamente poveri, sovrappopolati, carenti di risorse igieniche, carenti di strutture ricettive, spesso senza acqua potabile e con climi estremi, quindi mancanza di piogge per mesi o uragani che devastano tutto. Non ci sono spesso, vivono di fatto in capanne palafitte, dove le palme sono state sostituite alle lamiere, e tutto è importazione.
c'è stato un la pesca, io ho frequentato l'area nel passato, quindi già rispetto a 20 anni fa e a 10 anni fa quando ho fatto i viaggi precedenti, le concessioni di pesca che sono state date a Cina, Vietnam e altri paesi ha sostanzialmente svuotato i mari di pesce, quindi c'è anche un'esigenza da parte di questi paesi del proprio sostentamento economico. Il turismo è sicuramente un'area di sviluppo, in molti paesi è possibile, in altri è un'opzione che assolutamente non c'è. L'Italia potrebbe giocare un ruolo mettendo a sistema la presenza già in essere a Wellington e a Canberra con le proprie camere di commercio, magari facendo una camera di commercio Italia-Pacifico per attrarre ulteriori investimenti. Ricordo per esempio che le centrali idroelettriche alle isole Fiji sono state realizzate negli anni 70-80 da imprese italiane, la nuova centrale è stata disegnata da uno studio tecnico italiano, quindi c'è una presenza di Italia. I noduli metallici sono qualcosa che è fondamentale per le nostre catene di approvvigionamento e noi abbiamo anche una società come Saipem che potrebbe avere un ruolo nell'esplorazione e nella possibilità di andare a fare estrazione di questi noduli metallici. La collaborazione sportiva è qualcosa di fondamentale per quei paesi. Tra quello che noi avevamo fatto come advocacy per cercare di prendere il voto dei paesi che storicamente sono più interessati al rugby, avevamo offerto di mandare la tournée della nostra nazionale di rugby, che è puntualmente andata, il voto non ce l'hanno dato, ma la nazionale è andata e sono per loro elementi di un'attenzione politica estremamente importante. Mandare ogni 3, 4, 5 anni la nazionale italiana di rugby a giocare a Tonga, Samoa e Fiji è qualcosa che ha un ritorno se noi sappiamo capitalizzarlo. L'ultimo punto che credo sia fondamentale è se da un punto di vista strettamente diciamo come immagine l'Unione Europea è ha una pessima reputazione in quasi tutti questi paesi, l'Italia potrebbe, avendo anche italiani presenti all'interno della delegazione della UE in Fiji, potrebbe mettere a sistema alcuni progetti insieme alla cooperazione, mentre l'iniziativa e i progetti MASE e quelli dell'Unione Europea sono completamente staccati e quindi non c'è la capacità di riuscire a avere quell'impatto che potrebbe essere utile. Ricordo come, parlando di proiezione, non più tardi di qualche settimana fa, la nostra portaerei Cavour è andata fino a Darwin facendo un esercizio di proiezione estremamente importante. C'è stata anche la presenza del Vespucci che è passato dalle Filippine, Giappone, Filippine, quindi è passato anche lì dall'area e quindi anche l'elemento culturale. Tenendo presente che questi sono tutti stati cristiani, si definiscono come tali, addirittura, fare un esempio, a Vanuatu c'è il quarto d'ora della preghiera, tra le 6:45 la sera fino alle 7 il paese si ferma, suona la sirena, tutti quelli che fanno un'attività si fermano e è il momento per la preghiera. Ricorda la campana e i vespri, se volete, di tardo medievali, ma questo è, tutte le attività cessano. Quindi l'elemento religioso è importante e l'Italia, non è che si riesce molto bene a spiegare, Roma è per loro un elemento identitario e cruciale, diciamo, della loro educazione, quindi Roma, capitale della cristianità, è percepita come un elemento importante che loro vedono nella politica estera italiana, quindi è qualche cosa, è vero che la religione è al di fuori, diciamo, degli strumenti di politica estera, ma per loro è un elemento culturale
talmente fondamentale che noi dobbiamo tenerne conto. In conclusione, giusto un po' di pubblicità, noi abbiamo deciso come Centro Machiavelli di fare una newsletter quotidiana che deriva dal nome che avevamo assegnato a questi viaggi che si facevano per Expo 2030, che è Pericolo Pacifico. Ogni giorno facciamo una newsletter con le principali notizie provenienti dall'area. Abbiamo istituito e messo 3 risorse, una sono io naturalmente, per collaborare con altri think tank, e quindi abbiamo un Center for Pacific Security Studies, quindi guardiamo molto l'aspetto di sicurezza, collaboriamo con think tank degli Stati Uniti, di Taiwan, coreani, indiani, sull'area, produciamo naturalmente pubblicazioni e spesso da qui a poco, insomma, ci sarà anche un nostro contributo sul ruolo dell'Italia per un free and open Indo-Pacific. Infine, l'Italia ha maturato tramite me e il lavoro che abbiamo svolto una conoscenza, una mappatura dell'area che è un patrimonio che io volevo condividere con questo comitato, perché credo che essendo stato un investimento di fatto politico che l'Italia ha fatto su quest'area, ne dovrebbe anche trarre i benefici. Quindi volevo mettere tutti questi elementi alla vostra attenzione per spunti discussioni future per plasmare la politica estera italiana nell'Indo-Pacifico. Grazie. Grazie davvero, credo che sia stato un contributo, proprio il vissuto personale ha aggiunto qualcosa ai lavori del comitato, trovato di grande interesse e sono sicuro anche i colleghi. Domande? Onorevole Porta. Intanto mi ha fatto molto piacere rivedere il collega Picchi, che conferma insomma le sue doti di conoscenza, ma anche così di capacità di espositiva. Infatti in realtà le mie domande sulla Cina, sulla presenza italiana e europea nell'area sono state in realtà già evase. Io dico solo due brevissime cose, visti i tempi, insomma. Sì, credo che per quanto riguarda il paese, diciamo, l'unica cosa mi sembra possibile nel breve termine sia quello di rafforzare attraverso Wellington e Canberra le nostre presenze sull'area. Invece volevo fare due domande brevissime. Una, anche se poi sono domande che esigono risposte complesse, magari così li lasciamo anche per un approfondimento ulteriore. Lei ha parlato insistentemente dell'assenza dell'Unione Europea, dell'Europa. Questo è dovuto a un retaggio culturale, a errori che sono stati fatti dal punto di vista strategico negli ultimi anni? Ecco, volevo capire meglio qual è o quali sono le reali motivazioni di questa assenza così evidente. L'altra cosa su cui si è soffermato così forse brevemente, vista la localizzazione e anche la morfologia di queste zone, l'impatto del cambiamento climatico e l'eventuale, diciamo, ricaduta dei nostri progetti, dei progetti della cooperazione dei quali noi facciamo parte su questo versante. Grazie. Grazie, velocemente l'onorevole Billi, perché poi purtroppo dobbiamo chiudere. Anch'io ringrazio il dottor Picchi per la disponibilità e complimenti, insomma, per il lavoro che ha svolto, e considerando anche la sua esperienza personale proprio sul territorio volevo chiederle un paio di cose. Innanzitutto sulla Cina è stato abbastanza chiaro, però mi chiedevo invece qual è l'influsso della Russia nel pericolo pacifico, se ci può accennare appunto qualcosa da questo punto di vista. Inoltre, sempre riguardo della Cina, è la trappola del debito, è diciamo,
strangola molti, alcuni dei paesi africani, e la Cina appunto utilizza questo strumento per cercare di ampliare le proprie mire non solo economiche ma anche politiche nel continente africano. Come vede invece la cosa nel periplo pacifico? Si può già parlare di trappola del debito per qualche paese, per qualche atollo dell'area? E poi in definitiva le volevo chiedere, sulla base appunto della conoscenza che ha sviluppato del territorio, come pensa che si possa sviluppare in futuro l'area in funzione soprattutto dei paesi occidentali e della Cina, e come vede il futuro prossimo, insomma, di quest'area del globo che è particolarmente importante? Grazie. Grazie, non vedo altre domande. Prego. Sì, grazie. Allora, il cambiamento climatico l'ho solo toccato di lato, diciamo volutamente, perché è il tema che loro affrontano e che è quello che come Italia noi sosteniamo, diciamo, la loro lotta e la loro difficoltà per, insomma, nell'affrontare il cambiamento climatico. E quindi perché il Ministero dell'Ambiente, perché appunto il protocollo è il cambiamento climatico. Si tratta di tutti gli isolotti che hanno elevazione piuttosto bassa, quindi 5, 6, 7 metri. Ci sono importanti programmi, per esempio, di Tuvalu, di Land Reclamation, per cui siccome questi sprofondano, costruiscono barriere e quant'altro per cercare di mantenere il proprio territorio. L'Italia li sostiene in tutte le risoluzioni ONU e in tutti gli organismi multilaterali per cercare di combattere il cambiamento climatico, però in realtà diciamo, loro da soli non è che si vogliono particolarmente bene, perché hanno fatto tutto il possibile per insomma, non la presenza di plastica, la differenza, non esiste alcun tipo di cultura ambientale, quindi loro stessi, per questo sono paesi non particolarmente, diciamo, ospitali, per quanto siano belli da vedere. E qui si attacca all'Unione Europea. L'Unione Europea è economicamente presentissima e quindi li sostiene veramente, quindi spesso il 20%, il 15% del bilancio di questi paesi è sostenuto dall'Unione Europea, quindi c'è la contribuzione diretta di risorse economiche. Naturalmente non si va con le prescrizioni che però non possono essere applicate a paesi che hanno una cultura ambientale che non può essere quella del Nord Europa. Quindi non avere un linguaggio comune impedisce di fatto il dialogo. Se te vai dal povero contadino, ora faccio l'esempio a Timor-Leste, che è fuori da quell'area lì, c'hanno il legno di sandalo e noi gli andiamo a dire che non deve esportare l'unica cosa su cui quello vive, e vede il marchietto dell'Unione Europea, è chiaro che poi il politico locale dice: ah, ma l'Unione Europea. Esempio di Vanuatu, per la storia dei passaporti li teniamo, siccome loro vendevano passaporti, li abbiamo tenuti, sono ancora in blacklist, e quindi pur dandogli un contributo enorme nel loro bilancio, sostanzialmente quando nomini l'Unione Europea ti cacciano dalla stanza, cioè avviene questo. E posso continuare con Palau, con Micronesia, ci sono esempi quindi di pessima comunicazione che l'Unione Europea ha fatto, andandone con canoni di approccio diciamo, culturale e politico che per loro non sono assolutamente comprensibili. La Russia è assolutamente assente, non esiste, pur stando nel Pacifico con un importantissimo porto di Vladivostok, però non c'è. La trappola del debito non si pone, nel senso che questi sono paesi che vivono di cooperazione a dono, per cui o me lo regali o se no ti ringrazio ma non ho bisogno di te. Per cui la Cina arriva, vuole fare il deep water port per l'estrazione, per i fosfati a Nauru, bene, venga e lo faccia. Se non viene la Cina viene Taiwan, se non viene Taiwan viene qualcun altro. Questo è il loro approccio, quindi estremamente mercantile. L'area ha una rilevanza economica molto, molto importante, quindi io credo che nel futuro, quando te hai più grandi giacimenti di terre rare, nickel, cobalto, diciamo, è vero che estrarli hanno un forte impatto ambientale, ma sei anche in mezzo al nulla. E quando io dico in mezzo al nulla, sei veramente in mezzo al nulla, perché quando
comunicazioni internet difficilissime, cioè te sei a 6 ore di aereo dal posto più vicino. E quando te ci metti 6 ore per andare da una parte, esplorare in mezzo al niente e estrarre in mezzo al niente. Quindi questa è un'area che secondo me sarà rilevante, per questo credo che per l'Italia possa essere un'opportunità rilevante e spero che nelle conclusioni di questo comitato ci sia un invito a essere presenti con investimenti modesti, perché può essere strategico per il futuro delle nostre catene di approvvigionamento per i materiali critici. Grazie, aggiungo una velocissima ultima considerazione, ringraziando intanto Sindora nuovamente. Si è parlato tanto in questo comitato dell'elaborazione di una visione, di una dottrina, di una strategia italiana per l'Indo-Pacifico. Secondo lei è una buona idea o è meglio essere presenti senza avere una visione definita? Ricordo anche che in questa commissione sono votate all'unanimità 2 risoluzioni che hanno come argomento l'Indo-Pacifico e una andava proprio nella direzione auspicata dell'aumento di personale diplomatico. In verità c'è stato un piccolo aumento, ma certo c'è bisogno di altro. Una seconda risoluzione invece ha riguardato la nomina di un inviato speciale per IMEC, il corridoio dall'India al Medio Oriente e quindi all'Italia, noi auspichiamo. Entrambe sono in attesa di risposta e auspichiamo arrivi quanto prima. Grazie. Se posso, l'Italia deve avere la sua strategia per l'Indo-Pacifico. Gli elementi ci sono per avere una strategia di Indo-Pacifico, bisogna metterli a sistema. Quello che l'Italia non può fare è la stessa cosa che rischiamo di fare, non puoi fare il piano Mattei in Africa se non sei nemmeno in grado di mandare i secondi segretari nelle ambasciate saheliane. Quindi se vuoi avere una dottrina per l'Africa, se vuoi avere una dottrina per l'Indo-Pacifico, se vuoi avere una proiezione, e credo che l'Italia abbia tutte le caratteristiche per farlo, e io vedo che il governo si sta muovendo nella direzione giusta, però deve avere l'infrastruttura, la premessa, e la premessa è una sola, avere presenza diplomatica sul territorio. E non è pensabile che con un diplomatico a Wellington segui 6 paesi che saranno marginali, ma sull'inviato speciale per IMEC io sarò venerdì a Trieste al porto, perché è considerato strategico dai partner indiani, israeliani, americani, come il punto di arrivo per tutto il corridoio è considerato il porto di Trieste. Trieste perché l'Adriatico è importante, e qui forse un altro spunto che non riguarda questo comitato ma voi come decisori politici, esiste l'iniziativa dei tre mari, il Trimarium, la Three Seas Initiative, che non ha senso fino a che l'Italia non vi aderisce. È un esempio di potenziale cooperazione rafforzata nell'ambito dell'Unione Europea, un'area che ha bisogno di decine di miliardi di investimenti, che può essere un'opportunità fondamentale per il nostro paese, per le nostre imprese, quindi sia dal punto di vista politico che dal punto di vista economico. Quindi ottimo le risoluzioni del comitato, spero che abbiano esito positivo, però come diceva qualcuno, senza boots on the ground è difficile vincere la sfida dell'Indo-Pacifico. Grazie. Grazie, chiarissimo davvero, ringrazio di nuovo per il contributo e dichiaro conclusa l'audizione. Ah, onorevole Carè, chiedo scusa prima di tutto perché sono arrivato in ritardo e ci tenevo moltissimo, prima perché c'è una grande amicizia tra Guglielmo e Nicola Carè, spero Nicola Carè in me, no, a parte gli scherzi, siamo stati amici da tantissimo tempo, abbiamo condiviso anche alcune avventure politiche. D'altronde quello che volevo dire, concordo pienamente, velocemente, perché ho avuto modo di leggere la slide le slide che ci avete fornito, quindi io concordo pienamente con te dal punto di vista, effettivamente in tutta la Polinesia serve una presenza diplomatica molto più forte, ma soprattutto anche nel corridoio del cinese.
Cioè, perché ci sono nazioni oggigiorno che stanno crescendo in maniera esponenziale, ma non sono più economie crescenti, sono economie in questo momento che sono già assestate. E quindi per questo motivo serve aumentare non soltanto la rappresentanza diplomatica, ma soprattutto anche gli uffici diplomatici. Quindi concordo pienamente e io vado avanti di questo e ringrazio il Presidente per avermi dato questa possibilità soltanto per sottolineare questo punto. Grazie. Grazie onorevole Carè, adesso dichiaro davvero conclusa l'audizione.